La seconda canzone che mi fa impazzire. Mi fa impazzire la seconda canzone. Perché vedete, chi come lui, pochissimi sono, che hanno fatto un numero così elevato di canzoni bellissime, è condannato nella seconda parte della vita. Qui ci sono stati dei miei altri miei amici, ne cito uno per tutti, grandissimo, credo che tu condividi, Gino Paoli, no? Che è terrorizzato, e fa che gli chiedo sempre quelle quattro canzoni là. Tu invece ce l'hai fatta. E ogni volta che esci è un successo, e ogni volta che esci mandi dei messaggi nuovi. E uno di questi, sentite bene le parole di questo, il titolo è In questo misero show. Lui non parla di sé, secondo me, però oggi abbiamo riso un po' su questo tema. Però ascoltate cosa dice. Romantico, comico, libero, tenero, equivoco. Dimmelo come mi vuoi. Fragile, sadico, debole, frivolo, mistico. Quello che chiedi tu avrai in questo misero show. Non ho niente da perdere, sai. Devo pur vivere anch'io nel vuoto che c'è. Prendimi, lasciami, usami, sbattimi, non mi vergogno di me. Comprami, vendimi, scambiami, spogliami. L'alternativa non c'è. Siamo in vetrina, lo so, in ostaggio di un sì o di un no. Tanto non serve oramai un'anima, quest'anima. Artista, dove vai? A chi darai quei sogni tuoi? Chi ti ricorderà domani? Non hai più identità, poesia, magia, lealtà. Se muore la libertà, che fine fa? Un'altra civiltà, oh, difenderebbe la tua età. Ma il tuo passato qui è niente. Meglio silenzio, sai. Il tuo canto del cigno, mai un poco di umanità. Guarda che fine fai, ascoltati. Piangere, ridere, fingere, cedere, per poter dire ci sei, avidi, squallidi, osceni, ridicoli, pur di promuoverci noi. In questo circo, lo so, non sei furbo se dici no. Parlano tutti però. Per ultima la musica. Artista, dove vai? Non ti ricordi gli albori tuoi, il freddo, la follia, la fame, l'ostinazione tua? Morivi di un'idea, difendi la fantasia. Non credere a una bugia, è un'altra Italia, sì, oh, un po' più onesta di così, proteggerebbe te in vita, finché avrai voce tu, anche solo un respiro in più. Rimani qua giù in trincea, che questa storia è la storia tua, difendila. Dice, ma eroghiamo sempre tutto questo carburante, no? E talune volte ci si chiede anche perché questi giovani non riescano a portare e a produrre quella linfa, quell'energia che serve evidentemente molto a loro in un momento dove di loro se ne parla poco, dove anche una educazione familiare viene meno per via di un mutuo che costa, per via che costa mandarlo a scuola, per via che costa riuscire a fare in modo che un bilancio di due vite possa in qualche modo poi risultare soddisfacente, ma intanto il figlio ha i bastoncini Findus nel frigorifero, ha una televisione che supporta i suoi silenzi e ha un padre e una madre che quando si incontrano la sera con lui forse devono mostrargli la carta d'identità.